il pirata dà ancora una volta spettacolo sulle strade del Giro. Finalmente il ciclismo ha un dominatore pieno di fantasia, che va all'attacco sempre, anche con la maglia rosa sulle spalle. Bellissima è la cartolina che manda i suoi tifosi dal Gran Sasso in una giornata fredda. Quello che ha reso, credo, molto dura la corsa è stato il freddo. Tutti i corridori eravamo molto appesantiti da questo freddo e quindi credo che le energie e la forza siano venute fuori. Ma la giornata più entusiasmante, quella che nessuno dimenticherà mai, è sulla salita di Oropa. Ad 8 chilometri dalla vetta, a Marco Pantani salta la catena. L'ammiraglia è lontana e il pirata si trasforma in meccanico. Passa più di mezzo minuto e il gruppo si allontana. Attenzione, Pantani si è portato nella scia di Micheli e Rigotti, quindi abbiamo solitario al comando Laurent Jalabert. Pantani si è riportato nella scia di Gotti e di Micheli, ha recuperato 40 secondi ed ora riparte. A 3 chilometri dall'arrivo Pantani è già solo al comando. Ultimo aggiornamento, 2 chilometri e mezzo al traguardo, il vantaggio di Pantani su Micheli era di 16 secondi, aumenta anche il vantaggio sul gruppo. E da solo arriva al traguardo. Si conclude, sotto la cupola del Santuario di Oropa, una delle pagine più belle del ciclismo moderno.